Bellissime, ben ritrovati nella vanilla. Oh, io mi sono fatta male. Ti ho visto, eri rossa, pensavo ti fossi ustionata perché mi sono fatta. Ma adesso sono inciampata. Allora, Vlad, vieni un secondo che facciamo vedere le terme così come si deve. Allora, scusateci. Però stavolta non ci dovrebbero essere più problemi. Guardate, ragazzi, siamo rimasti proprio qui, ovvero che mancano le due, diciamo, i due lati anche da quest'altra parte. Esatto, qui dobbiamo fare un altro identico a quello lì anche e poi finiamo. E niente, è un lavorone, però meno male che siamo in questa zona perché oggi abbiamo intenzione di costruire la casa delle tartarughe. Allora, praticamente la prima intenzione era quella di costruire la casa dei delfini, però effettivamente Vlad mi ha detto, ma i delfini scappano, infatti esatto. C'era questo problema. Come fai? Però, dato che siamo dalla 1.13, volevamo dare un ruolo, no, a questi nuovi animali, volevamo... Che mi piacciono tanto. Sì, e quindi è l'unico su cui si può lavorare, sarebbe il modo della tartaruga. Quindi abbiamo pensato, vabbè, prima facciamo l'habitat, poi vedremo se riusciamo a portare delle uova o qualcosa, qualcosa per portare le tartarughe. Perché Antonio, io volevo i delfini, ma per i delfini dobbiamo elaborare Allora, praticamente vi diciamo il progetto consiste in una casetta. Ti piace che... la mia pala, fighissima. Il progetto consiste in una, diciamo, in una casa che ha forma di guscio da cui fuoriuscirà la testa di una tartaruga, ovviamente, perché non aveva senso fare tipo recinto con la staccionata e basta, dovevamo fare qualcosa di più elaborato, no? Esatto. E molto complicato come al solito perché ci vogliamo male. Ma ormai tutte le costruzioni sono così più o meno. Sì, c'è aspetta, ragione. Aspetta, quindi appiattiamo a livello dell'acqua? No, stavo togliendo la roccia. Ah, ok, quindi qui mettiamo sabbia, sì, ok. Bene, tolgo. Togli, bene. Oh. Allora, il guscio però avevamo pensato di farlo in legno, ragazzi, perché so che le tartarughe in Minecraft sono verdi, però noi non abbiamo niente di verde. Cioè, soprattutto, dato che sarà tipo così, molto ondulato, esatto. Utilizzando i blocchi verdi, tipo che sarebbe stato il calcestruzzo, sarebbe tipo stato troppo difficile, anche perché la struttura non sarebbe stata più ondulata, diventava una roba gigante, una roba bruttissima. Tra l'altro c'è un creeper lì, Madonna, a killare. Dove sei? Vieni qua. Tac, tac. Ok, esplodi. No, sta pala è terrificante. Ma cosa ti sei beccato? Affilatezza? Efficienza 4. Ah, ok. Bene. Ah, ok, puoi lasciarla così. Allora, oh mio Dio, ci mancano però la legna. La legna. Sì, volevo far scusa e sta andando troppo veloce sta roba. Di cosa potremmo farla? Ma io pensavo di abete. Che non abbiamo. Perché la quercia scura è troppo scura. Sì, la quercia normale è troppo normale. Infatti, e quindi è l'unico. Tra l'altro volevo mettere anche dei funghetti. Ci sta. Sì, allora dobbiamo di nuovo tornare nel bioma degli abeti, pigliare appunto la legna e ritornare a casa. Prendiamone tanta stavolta, non il minimo. Ma la casetta, ragazzi, non sarà tanto grande, però sarà veramente carina. Vedremo la testa come farla. Sì. Ok, allora, come vedete, solito cosa, banco da lavoro, baule, abbiamo procurato un botto di abete. Tra l'altro è la prima volta che non avevamo posizionato già la cesta prima di costruire. Che cosa strana. Allora, io direi che appunto abbiamo scelto il legno proprio perché ci servivano gli scalini e le lastre, quindi faccio un bel po' di scalini e un bel po' di lastre. Bravo. Fai te le lastre. Utile. Certo, ok, allora, quante ne faccio? Ne faccio un botto? Fanno tante, perché non si sa mai quante ce ne. Io ne ho 32 di scalini che per esempio non bastano, quindi... Sì, in teoria non è una costruzione tanto complicata, però più che altro servono tanti dettagli. Allora, io ho uno stack di lastre. Sì. Mi è entrato qualcosa nell'occhio! Va bene, non usare tutti i tronchi di abete, mi raccomando, No. Ho uno stack giusto di scalini di abete. Ok, allora facciamo così, ho mezzo stack altro di là. Aspetta, te ne do e faccio altri scalini? No, gli scalini li faccio io o ce li hai te le assi? Fai te. Faccio anch'io? Ok, scusate che c'è questo momento di costruzione, di organizzazione, crafting, però è il metodo classico per costruire. Oh, devo stare attento con sta roba che veramente spacca qualsiasi cosa, finisco nel void. C'è uno scheletro, attenzione. Da attraverso gli alberi, guarda, furbetto lui. Dove sei? Sto arrivando. Ok, va bene. Allora, dobbiamo decidere un attimo, dobbiamo anzi essere attenti a come la costruiamo, perché dovrebbe essere più o meno centrale. No, io avrei voluto il gradino. Ecco, togli. Bravo. Allora, direi che possiamo iniziare tipo da qui.
Sì, allora, appunto, raga, il guscio sale così, poi arriva fino a un certo punto nel mezzo di altezza qui, sarà alto Mio. 20 blocchi, non so Sì, quanto una potrà roba del essere. genere. Poi qui scende di nuovo, quindi sarà una sorta di tettino così. Qui ci sarà un'apertura da cui penseremo di far uscire una testa di tartaruga, Allora, io magari. metto il primo scalino. Ok, hai inaugurato ufficialmente la Il costruzione. guscio, Sì! sì. Ok, poi da qui. O sembra una panchina, sembra una panchina. Sembra una panchina molto moderna, devo dire. No, no, Così? aspetta. Forse è ancora più un blocco. Allora, diciamo che comunque 1, 2, 3, 4, io lo farei di 9. Va Aspetta, facciamolo bene. prima di 9, poi decidiamo Sì. come mettere Ma questo va bene scalino. 1, questa 2, apertura 3, qui. 4, 5, 6, Non mi tolgo. 7, 8, 9. Bene, Ok. Però ok. aspetta, farei un'altra apertura, No, no, ma vedi? io lo farei, però ovvio, l'ho messo per fargli capire che quello è il Stavo punto. togliendo con la spada. Ok, sì, togliere anche un po' a caso non dovrebbero avere Così? logica. Sì, direi di sì. Poi, Bello. La cosa che mi dà fastidio è sta sabbia, però vabbè, pazienza. allora, ci servono anche delle assi di abete Io adesso. ce l'ho, Assi di abete, tieni. perfetto. Anzi, no, forse per risparmiare è meglio le lastre. Allora, praticamente ti dico la nostra idea, Sì, la mia idea in la verità. tua. Perché dovrebbe essere un blocco così e poi qua ti deve essere la lastra, ok? Però Sì. cosa facciamo? Sprechiamo un blocco intero oppure mettiamo solo la lastra nella parte alta qui per evitare... Così. Esatto. Sì, esatto. E in questo modo, però per coprire i buchi qua dentro gli scalini, usiamo solo mezza lastra, cioè usiamo la lastra posta a mezza altezza e mettiamo un blocco intero. Non so come verrà internamente. Esatto. No, io rischierei di lasciare, cioè lo farei così. Sì. Bene, abbiamo fatto il primo tetto che ho fatto collaborando con Lario. Oddio, incredibile! È la prima volta che mi hai Sì. aiutato su un collab. Sono fiero di te, guarda. Grazie, grazie. Allora, questa è la casa delle tartarughe. E basta, Per basta, mi ha adesso, finito, basta. basta. Finito, via. Qui ci No, spawneremo vabbè. un po' di tartarughe. Buon pranzo. Un po' di Fatto. recinto. No, no, Esatto. no, è super complicato questo Allora, tetto. appunto, il Però tetto l'abbiamo però. fatto veramente a muzzo, raga. Cioè, È senza un stato senso, completamente niente. senza pensarci prima o eccetera. Però adesso, appunto, pensavo, facciamo un muro qui Oh, davanti. oddio, sono zombie. Ok. Ah, vuoi chiudere? Sì, però tipo di due blocchi in dentro, così sai, come se fosse Sì, una sì, giù, ma per piccola. forza, perché ci sono qui gli scalini, quindi Esatto, e vado tipo qui là. farei Una colonna. 3-4 colonne di assi di legno, non di assi di legno normale, e poi qualcosa di particolare come Ok, muro. che legno vuoi? Vabbè, Quercia? non lo so, qualcosa di chiaro direi. Mi sa allora Però lo farei quercia. scortecciato. Va bene, allora, Non vediamo un roccia. attimo. Ok, ho trovati già qui. Allora, se i miei calcoli sono giusti, la Sì. porta doppia, perché giustamente Sì. il pezzo centrale del tetto, se vedi, è di due blocchi. Quindi la porta è qui e lo farei di un blocco in dentro rispetto a questo muro per fare ancora più Va figo, bene, capisci? va Poi, bene. questa è la porta. Questo diciamo che è l'arcata, lo faccio in terra, bellissimo. Sarà Questo così è bello, tipo raga. l'arcata della porta. Qui ci Il facciamo legno. il legno, E lo porto fino a esatto. su. Io direi di sì. Oh, infatti si Sì? attacca Oh bene, sì. E mio Dio! quindi lo scorteccio così. Esatto. Scorteccio anche i miei che io ho finito l'ascia. Perfetto. Serio? Mal che vada, toglieremo questo. Mal che vada, appunto, no, mal che vada io pensavo di togliere gli scalini là e ficcare un Esatto. E blocco. ficcarlo, vabbè, fuoriesce dal tetto, ma Non so. pazienza. Aspetta, io no, della terra non ce l'ho perché avrei voluto provare. A toglierlo, vado a toglierlo io. Ok, provo un attimo e vediamo un attimo come viene Sicuramente esce scorteggiato. fuori. Ah, forse no. No! No! Devi scortecciarlo. Yeah! Ce l'abbiamo fatta, Yeah! giusto! E anche Perfetto! dall'altra parte. Sì, ovvio. Via! Oh, sì! Perfetto! Che Ok, e soddisfazione! adesso, visto che ne abbiamo già due, lo spazio non è molto, ne metterei altri due e basta. Bene, allora, forse qui, visto che... Sì, Sì, vabbè, qui perché sicuramente tocca lì. bene. Dove tocca Pen, pen. bene, li mettiamo. E questa è la nostra facciata. Ora, non so se fare la stessa cosa anche dall'altro lato, ma nel caso Ma sì! prima finiamo qui. No, aspetta un attimo, perché noi volevamo fare la testa di tartaruga da questa facciata. Eh sì, che scemi! Yeah! Questa Yeah. doveva essere l'entrata, quindi questa parte di ingresso dovrebbe essere dietro.
Quindi è qua. Esatto. Mentre qui dovrebbe essere un muro chiuso con la... Geniali. Bene, abbiamo finito. Sì. Non mi aspettavo di riprendere subito dopo che abbiamo finito. Però ragazzi, abbiamo fatto il muro dall'altro lato. E poi ho detto, vabbè, facciamo la testa. Il problema è che non avevo la più pallida idea di che forma avesse una tartaruga in Minecraft. Fai il calcestruzzo. Infatti ho messo, ovviamente, procurarsi il calcestruzzo. Cosa stai facendo? Sto bagnando la tartaruga. La stai lavando? Sta lavando. Va bene, poverina. Ora piange. E niente, ci siamo procurati il calcestruzzo, la terracotta, perché come vedete c'è della terracotta. Guarda un'immagine di su Google di com'è una caspita di testa di tartaruga e falla in quel che modo. Che poi sembra che abbia la barba. Esatto, cioè, però c'è la cosa sotto, raga, se la facevo solo in... Vai, come? Ah, dai, facciamo... dai, raga, dovrebbe essere carina. Facciamo un tour, noi. Aspetta, mi alzo su dai, questa alzati, collina. Alzati verso il cielo. Alzo verso il cielo. Cioè, guarda, dimmi se non ho una tartarughina. Sì. E dai, raga, troppo bella. Carinissima. Ovviamente manca le tartarughe. Ma abbiamo preparato il loro habitat perché ce le manderanno tramite corriere. In realtà è l'habitat di questa tartaruga, basta. Basta. E basta. Poi qui ci sarà una stradina che si collegherà qui, farà tutto un percorso e si collegherà con gli allevamenti che ovviamente noi non abbiamo già fatti e siamo passati a fare questo, giustamente. E niente, dentro è piccolissima. Vabbè, ma qui ci sarà appunto per delle tartarughe. Vedete qui c'è l'erba lì, le foglie per mangiarle. Magari metteremo delle fonti di luce. No, perché... Cosa? Ma no, ma perché? Ma tanto, ma no. Vabbè, e poi magari recinteremo, non lo so fare. Ma no, senza recinzione. Va bene. E allora le tartarughe scappano. Ma no, perché stanno dentro. Vabbè, ma non le voglio chiudere dentro, voglio che abbiano anche una zona aperta. Ma perché? Perché sì, ok. Va bene. Magari faremo una zona qui, tipo cancelletti, muretti, non lo so, faremo sì, qualcosa, va bene, ragazzi. Va bene. Però questa è la casetta della tartaruga. Raga, dai, secondo me è venuta benissimo. No, io sono più contento, sai perché? Perché? Perché non è una costruzione che abbiamo pensato prima. Sì, l'abbiamo vero? Fatta su due piedi, raga. Raga, oggi che abbiamo... bella. C'è una casa della tartaruga fatta, guardate quanto figata che è. Bene, speriamo che vi piaccia anche voi, ragazzi. Io vi ricordo di fare un like qua sotto e di iscrivervi al canale. Ciao. Ciao.